Signore e signori, Chag Sameach in vista di Sukkot. Abbiamo passato felicemente il periodo penitenziale di Rosh Hashanah e Yom Kippur ed eccoci qui al nostro terzo appuntamento sulle Halachot del mese di Tishri, dedicate alla terza grande festività che comincia venerdì sera, se Dio vuole, ed è appunto la festa delle capanne che in ebraico si chiama Sukkot. E questa forse la festa più ecologica di tutta quanta la Torah, perché i due precetti che la caratterizzano sono entrambi legati al tema dell'ambiente. Mi spiego meglio. Abbiamo il lulav, il mazzo di determinate foglie vegetali che celebrano la produzione del terreno, in quanto che si tratta delle piante più belle che crescono in Eretz Israel. Ma esiste anche un'altra dimensione, la dimensione della sukkà, della capanna per l'appunto, nella quale ci viene richiesto di vivere per 7 giorni. In che cosa consiste la capanna, in ebraico sukkà? Lo impariamo dal versetto della Torah che dice Chag ha-Sukkot ta'aseh lecha shivat yamim ve'ospecha migornecha umiyikvecha. È un versetto del capitolo 16 di Devarim, del Deuteronomio, che dice farai la festa di Sukkot per 7 giorni, letteralmente raccogliendo dalla tua aia e dal tuo tino. Questo versetto viene interpretato dai nostri maestri come un'indicazione di quello che deve essere il tetto della sukkà, che in ebraico si chiama sechach, dalla stessa radice della parola sukkà medesima. Il tetto deve essere fatto con gli scarti, in un certo senso, della produzione agricola. Scarti in realtà nel senso più alto della parola. Tutto ciò che non ha un uso utile e in particolare significa che il tetto della sukkà deve essere fatto anzitutto di materiale vegetale. Il versetto dice quando raccoglierai dalla tua aia e dal tuo tino, cioè si riferisce ai prodotti vegetali, ma quel min, quella preposizione iniziale, sta a indicare che utilizziamo dei prodotti vegetali solo ciò che non adoperiamo per usi utili. E quindi deve trattarsi anzitutto di un vegetale staccato dal terreno e di un vegetale, terza condizione, che non raccoglie impurità. Quali sono gli elementi che raccolgono impurità? Essenzialmente gli utensili e i cibi. E quindi non deve trattarsi né di un utensile né di un cibo. La tradizione vuole che utilizziamo come tetto per la sukkà le fronde degli alberi una volta che sono stati appunto staccati dal terreno. E questo ci viene ricordato anche dal valore numerico della parola ilan, che significa in ebraico albero, ed è lo stesso valore della parola sukkà, che significa per l'appunto capanna. I due elementi quindi sono messi in relazione fra di loro. Negli ultimi anni, per ragioni di praticità, molti adoperano delle stuoie, ovviamente di vegetale staccato dal terreno. Su queste c'è una discussione nella quale non entro, ma in linea di massima si accetta oggi l'idea che una stuoia che normalmente non si adopera per altri usi e quindi non deve essere per esempio una stuoia sulla quale ci si corica, ma se si tratta per esempio di canne di bambù assemblate allo scopo per esempio di creare una recinzione che non è un vero e proprio recipiente, non è considerato un uso del materiale stesso, a questo punto può essere adoperato per l'appunto come tetto per la sukkà e ha il vantaggio di non deperire nel corso della festa, soprattutto se piove, e di mantenersi da un anno all'altro. E quindi questo è oggi normalmente accettato. Come deve essere collocato questo schach, come per l'appunto? Un'altra caratteristica della sukkà è, per quanto riguarda il tetto, che deve essere zillata merubah mechamata. Il tetto deve essere fatto in modo
che l'ombra proiettata sia maggiore delle parti che rimangono in luce, delle parti scoperte, diciamo così, del tetto. E deve essere fatto a priori in maniera tale che le stelle siano visibili attraverso di esso. Se tuttavia lo schach vegetale è più denso, è più fitto, a posteriori va bene lo stesso. Queste sono un pochino le regole che riguardano il schach, il tetto per l'appunto, che è l'elemento caratterizzante della sukkah secondo la halakha. Ovviamente il tetto appoggia sulle pareti e bisogna fare in maniera che le pareti siano state erette prima di aver posto il tetto. Perché se noi mettessimo il tetto su quattro pali, come quando si crea un baldacchino, per esempio, e poi riempiamo i lati con le pareti, ecco che questa sukkah è una sukkah corretta in realtà. Perché? Perché se fosse costruita come un baldacchino non sarebbe valida. Ha comunque bisogno delle pareti. Ma dal momento che il tetto è quello che caratterizza la sukkah, deve essere costruito per ultimo. È la regola del ta'ase velo mine asui. Dobbiamo costruire una sukkah ex novo, diciamo così, secondo la logica con la quale si costruisce un edificio, nello stesso tempo non possiamo servirci di una sukkah che inizialmente non si presentava a posto e che è stata corretta in corso d'opera. Ecco perché dunque le pareti devono essere costruite prima del tetto. Le pareti possono essere di qualsiasi materiale, a differenza del tetto. Possiamo anche idealmente scoperchiare la stanza nella quale viviamo tutto l'anno e, basandoci sui muri, possiamo costruire, una volta che mettiamo lo sechach, così come l'ho descritto prima, la sukkah è perfettamente kasher. Tuttavia, i nostri chachamim aggiungono un ulteriore rigore, che anche il materiale sul quale lo sechach poggia direttamente, quello che si chiama in ebraico ma'amid, cioè ciò che fa stare letteralmente il sechach al suo posto, deve essere kasher come lo sechach stesso. E pertanto, chi costruisce per esempio delle pareti di metallo, il metallo è mekabel tum'ah, il metallo è ricettivo di impurità e quindi lo schach vegetale non può appoggiare direttamente su di esso. Bisogna fare in maniera che ci sia un'intercapedine di assi di legno e le assi di legno non prendono impurità, in maniera tale da garantire quindi le stesse caratteristiche per lo schach e per il ma'amid, per il materiale su cui lo schach appoggia. Le pareti devono essere di un materiale tale che resista a una brezza regolare di terra, non straordinario, quello che si chiama ruach metsuyash el yabasha. E quindi è molto incerta l'opzione di adoperare, per esempio, dei teli o delle lenzuola o dei panni che si muovono normalmente anche a una normale brezza di terra. Chi non ha altra possibilità lo può fare a condizione che fissi questi teli o questi panni in maniera assolutamente robusta, in maniera tale che non si muovano al primo alito di vento. L'altra caratteristica che la sukkah ha, oltre alle defanot, alle pareti e allo sechach, il tetto, come l'ho descritto, è il noi, cioè gli abbellimenti che fanno parte della sukkah fin dai descritti come tali già nel Talmud. In che cosa consistono questi ornamenti? Il Talmud parla anche di frutta, per esempio, benché la frutta sia un cibo e quindi sia ricettivo di impurità, la regola del noi è diversa da quella dello schach, anche se il noi viene appeso allo schach, a condizione che il noi sia appeso entro 32 centimetri dallo schach, verso il basso. Se stiamo dentro questa misura, ecco che il noi si annulla rispetto allo schach ed è come, cioè, da un punto di vista halachico, in un certo senso, come se non esistesse dal punto di vista del materiale adoperato, e quindi è perfettamente kasher. E quindi possiamo appendere alla sukkah non soltanto le decorazioni, come di cui vi ho parlato, ma per esempio anche una lampada.
un candeliere o cosa di questo genere, in questo caso ovviamente è opportuno, per ragioni di sicurezza, che il candeliere sia opportunamente distanziato dallo schach, e questo fa eccezione rispetto alla regola che vi spiegavo un attimo fa. Per quanto riguarda la vita nella Sukkah, tutto comincia naturalmente venerdì sera con la prima sera di Sukkot. Esiste una mitzvah particolare di mangiare almeno un kezait, quanto il volume di un'oliva, di challah o di pane, e secondo alcuni basterebbero anche dei dolci, ma certamente il pane è meglio, dentro la Sukkah. È una mitzvah per conto suo, indipendente da quello che succede negli altri nei sette giorni, e va eseguita in ogni caso. Persino se piovesse, bisogna fare in maniera di mangiare un kezait di challah dentro la Sukkah la prima sera di Sukkot. Da dove lo si impara questo? I nostri chachamim lo imparano per gezerah shavah, cioè per parallelismo con il kezait di matzah che mangiamo durante il seder la prima sera di Pesach. Pesach e Sukkot hanno infatti una caratteristica: cadono tutte e due il 15 del rispettivo mese. Sukkot cade il 15 di Tishri, mentre Pesach comincia il 15 di Nissan. E la caratteristica è che questi due mesi sono esattamente a 6 mesi di distanza l'uno dall'altro. Quindi le due feste costituiscono, diciamo così, un pandan nel nostro calendario, una sorta di bilanciamento fra due forme di ricordo dell'uscita dall'Egitto, come vedremo, che ci accompagnano quindi nelle due principali stagioni dell'anno. Da qui i nostri chachamim imparano che, dicevo, che come è mitzvah mangiare un kezait di matzah la sera del seder, così è mitzvah mangiare un kezait di challah la prima sera di Sukkot e fuori da Eretz Israel anche la seconda. E come esiste il divieto di mangiare in linea di consumare un pasto la vigilia di Pesach dopo una certa ora, la stessa regola vale anche per la vigilia di Sukkot, in maniera che arriviamo la sera a mangiare la challah nella Sukkah con appetito. C'è però una differenza d'orario. Nel caso di Pesach, la halakha è che smettiamo di mangiare a metà pomeriggio, mentre la vigilia di Sukkot si smette di mangiare già a metà giornata, al mezzogiorno solare. Qual è il motivo della differenza? Molto semplice, che a Pesach, prima di arrivare la sera a mangiare la matzah durante il seder, ce ne vuole, perché dobbiamo leggere prima tutta quanta la Haggadah, e questo aggiunge del tempo, mentre la sera di Sukkot, appena vengono fuori le stelle, noi ci sediamo nella Sukkah a mangiare la challah, e quindi i tempi sono molto più ravvicinati e richiedono in modo corrispondente un anticipo dell'astensione dal pasto durante la vigilia. Qual è il motivo per cui in ogni caso anche la sera di Sukkot dobbiamo aspettare che sia Vaddai Laila, cioè che ci siano 3 stelle per poter recitare il Kiddush? Anche questo lo impariamo dall'analogia con Pesach. A proposito del sacrificio pasquale, la Torah dice: Ve'achelu et abbasar ba'layla haze, mangeranno la sua carne in questa notte, cioè solo a partire dal momento in cui è effettivamente notte. Per parallelismo, come spiegavo prima, anche la sera di Sukkot noi recitiamo il Kiddush quando è certamente notte. Come funziona il Kiddush della festa? Quest'anno la prima sera è Shabbat, quindi dobbiamo inserire anche tutte le aggiunte di Shabbat, cominciando da Yom HaShishi, come tutti i venerdì sera. E alla fine, dopo aver recitato nel Kiddush la Berachah sulla festa che comincia, recitiamo 2 Berachot. La prima sera recitiamo Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu Leshev Basukah, ringraziamo Dio di averci comandato di risiedere nella Sukkah, e solo da ultimo recitiamo Shecheyanu, come in tutte le feste, la Berachah in cui ringraziamo Dio di averci fatto arrivare fino a questo momento. Perché? Perché la Berachah di Shecheyanu, la prima sera, viene recitata al termine di tutte quante, perché in realtà le copre tutte quante, cioè copre sia la novità della festa che la novità della mitzvah della Sukkah. Viceversa, la seconda sera invertiamo l'ordine di queste 2 Berachot.
A parte il fatto che sarà sabato sera e quindi dovremo inserire anche la parte dell'Avdalah, ma alla fine noi recitiamo prima la Berakha, Shehechiyanu, Vekiyemanu, Veigiyanu, la Zman Hazeh, e soltanto da ultimo, in questo caso, la Berakha Leshev HaSukkah, sulla mitzvah di risiedere nella Sukkah. Per quale motivo? Perché nella seconda sera noi ripetiamo Shehechiyanu solo per la novità della festa, perché i Chachamim hanno stabilito che da questo punto di vista il primo e il secondo giorno di ogni festa debbano essere esattamente uguali, e quindi anche la seconda sera, per quanto strano possa sembrare, ripetiamo la Berakha di Shehechiyanu, ma solo sulla festa. La Berakha di Leshev HaSukkah la recitiamo soltanto da ultimo, e quindi al di fuori di Shehechiyanu, perché di fatto, in realtà, siamo già stati nella Sukkah per tutto il giorno precedente. E quindi non c'è più bisogno, da questo punto di vista, di tornare a recitare Shehechiyanu sulla mitzvah della Sukkah. Cosa succede negli altri giorni? La Berakha di Leshev HaSukkah, su questa c'è una grossa discussione fra i decisori medievali. Il Rambam, il Maimonide, dice che la Berakha di Leshev HaSukkah, in cui ringraziamo Dio di averci dato il comandamento della Sukkah, debba essere recitata indistintamente ogni volta che entriamo nella Sukkah, qualsiasi cosa facciamo. Gli altri decisori, lo Shulchan Aruch accoglie quest'altra opinione, ritengono invece che la Berakha di Leshev HaSukkah debba essere recitata soltanto quando ci accingiamo a consumare il pasto, pensando comunque a tutte le altre attività che nell'arco della giornata svolgiamo nella Sukkah. Ma solo il pasto costituisce un punto fermo per tutti, tale da giustificare, diciamo così, la recitazione della Berakha Leshev HaSukkah da parte di tutti. Quando recitiamo il Kiddush, la Berakha di Leshev HaSukkah, come dicevo prima, viene recitata alla fine, cosa succede nei giorni di Chol HaMoed, di mezzo festa, in cui mangiamo in Sukkah, ma non c'è il Kiddush? Su questo c'è una discussione. Alcuni dicono che prima si deve fare Netilat Yadayim, come ogni volta che ci accingiamo a mangiare pane, poi si dice la Berakha sul pane, e da ultimo la Berakha di Leshev HaSukkah, che, come abbiamo visto, è giustificata dal fatto che consumiamo il pasto. Altri invece sostengono, fermo restando la Netilat Yadayim, che va comunque eseguita per prima, che prima si deve recitare la Berakha Leshev HaSukkah, e soltanto da ultimo la Berakha Amotzi Lechem Min Haaretz, sul pane. Tutti e due gli usi sono codificati, diciamo così. L'uso di Baghdad, della comunità dei padri miei, è di recitare prima Leshev HaSukkah e poi la Berakha dell'Amotzi. Cosa succede se uno si è dimenticato di dire la Berakha di Leshev HaSukkah a inizio pasto e se ne ricorda successivamente? Se è ancora impegnato a mangiare, la può dire in qualsiasi momento. Se semplicemente non si ricorda se l'ha recitata oppure no, vale il principio Safek Berachot Leakel. Per evitare il rischio di pronunciare in vano il nome di Dio, qualora ci trovassimo a ripetere la Berakha, la regola in questi casi è che ci si astiene dal ripeterla, contando sul fatto che probabilmente l'abbiamo già recitata all'inizio, solo che ci siamo dimenticati. Questo è un po' il discorso per quanto riguarda la Berakha della Sukkah. Dicevo prima che la prima sera e anche la seconda fuori da Eretz Israel vi è una mitzvah particolare di mangiare un kezait di challah dentro la Sukkah. In realtà è opportuno arrivare a mangiarne un kabeitza, che è il doppio di un kezait. Il kezait sono, lo ricordiamo, 27 grammi, secondo l'opinione prevalente, mentre il kabeitza, quanto il volume di un uovo, sono 54 grammi. In maniera tale da uscire d'obbligo dal fatto di mangiare pane nella Sukkah, che costituisce un obbligo per tutti e sette i giorni della festa. Mi spiego meglio. Le prime due sere siamo obbligati comunque, che lo vogliamo o no, a mangiare questo quantitativo di challah in Sukkah. Cosa succede per tutto il resto della festa? Succede qualcosa di analogo a quello che capita a Pesach con la Matzah.
La matzah è obbligatoria durante i due sedarim, per il resto della festa, se ti va la mangi, se ti va no, se non ti va non la mangi, fermo restando naturalmente il divieto di mangiare chametz. Cosa succede a Sukkot? Succede qualcosa di analogo, e cioè che per tutto il resto della festa, ma, se non ci va di mangiare pane, non siamo obbligati ad andare in Sukkah a consumarlo. Siamo liberi di mangiare altri cibi che non richiedono la Sukkah. La Sukkah è richiesta soltanto dal pane e dai mesonot, cioè da dolciumi, farinacei diversi dal pane, a condizione però che se ne mangi un quantitativo maggiore. Se noi non rinunciamo a tutto questo, possiamo negli altri giorni di Sukkot anche rinunciare alla Sukkah, anche se naturalmente non è un comportamento, diciamo così, lodato particolarmente. Fermo restando, dicevo che le prime due sere si mangi almeno un kesait e possibilmente un kabeitza di pane dentro la sukkah. C'è una regola particolare, più che una regola, una consuetudine particolare, che ogni sera quando si entra nella sukkah, prima di recitare la berakha, si dice una formula nella quale diciamo, dichiariamo Areni Mekayem Mitzvat Yeshivat Sukkah che Moshe Tzivanu Hashem Elokeinu al yedei Moshe Rabbeinu Alav Shalom Basukot Teshevu Shivat Yamim Kol HaEzrach BeYisrael Yeshevu Basukot Lema'an Yede'u Dorotechem Ki Basukot Oshavti Et Bnei Yisrael Beyotzi Otam Eretz Mitzrayim. La dichiarazione afferma: ecco, io mi accingo a compiere la mitzvah della residenza nella Sukkah, così come ci ha comandato il Signore Dio nostro attraverso Mosè, nostro maestro, e si citano i versetti della Torah che parlano appunto di questa mitzvah e dicono nella parasha di Emor, nella parasha che leggeremo i primi due giorni della festa, se Dio vuole, nelle Sukkot risiederete per 7 giorni, ogni cittadino in Israele risiederà nelle Sukkot, affinché sappiano le vostre generazioni che nelle Sukkot io, ed è Kadosh Baruch Hu che parla, ho fatto risiedere i figli di Israele allorché li ho tratti fuori dalla terra d'Egitto. C'è nel Talmud una grossa discussione in che cosa consistevano queste Sukkot del deserto. Rabbi Eliezer dice che erano Anenea Kavod, cioè che è una metafora delle nubi di gloria che accompagnavano i nostri padri dovunque andassero. Secondo Rabbi Akiva invece si trattava di Sukkot Mamash, di Sukkot vere e proprie che i nostri padri avevano approntato. Al di là di questa discussione, comunque, emerge da questo versetto che oltre all'obbligo della residenza nella Sukkah c'è anche l'obbligo della consapevolezza di ciò che la Sukkah rappresenta. Le ma'an yede'u dorotechem, dice il versetto esplicitamente, affinché sappiano le vostre generazioni, cioè i vostri figli, coloro che verranno dopo di voi. Da qui l'uso di ricordare questi versetti ogni sera di Sukkot allorché si entra in Sukkah per rinnovare ogni volta la consapevolezza del suo significato che, come ho detto, è parte integrante in un certo senso della mitzvah. Dicevo che la berakha di Leshev Basukkah viene recitata subito prima di sedersi nella Sukkah. Sul significato di Leshev, letterale di Leshev Basukkah ci sono ovviamente due diverse interpretazioni. Leshev può significare risiedere nella Sukkah in senso generico, ma può anche significare sedere in senso materiale. Ed ecco perché, conformemente all'obbligo di recitare la Berakha subito prima del compimento della mitzvah a cui si riferisce, che anche in questo caso recitiamo la Berakha Leshev Basukkah stando in piedi, e subito dopo ci sediamo in maniera da ottemperare ad entrambi i significati del verbo leshev. La berakha leshev basukkah può essere recitata nella sukkah solo a condizione che subito dopo si mangi del pane. Abbiamo detto che esiste un obbligo particolare la prima e le prime due sere di mangiare un kesait, un quanto un volume di un'oliva, di challah. Nel corso degli altri giorni, degli altri pasti, noi recitiamo le Leshev Basukkah solo a condizione che mangiamo quanto un uovo di pane. Al di sotto di questa misura non c'è l'obbligo della Sukkah e quindi non siamo autorizzati a recitare la Berakha,
anche se ovviamente dicono i nostri maestri che anche chi si astiene dal bere persino dell'acqua fuori dalla sukkah e ci tiene a farlo dentro, avesem shubach, è degno di lode. È interessante che questa espressione richiama a sua volta quella con cui apriamo il racconto del Magid la sera di Pesach, che kol amarbeh lesaper bitziat Mitzrayim, avesem shubach. Anche questo, chiunque si profonde nel raccontare l'uscita dall'Egitto, è degno di lode. Il fatto che la stessa espressione sia richiamata nelle due feste le collega ulteriormente fra di loro. Cosa succede se invece di mangiare pane uno vuol mangiare dei farinacei diversi, diversi dal pane, quelli per i quali noi recitiamo la Berakha Boremine Mesonot? Su questo c'è una discussione, se anche questi richiedono la Sukkah oppure no. E la Halakha è che fino al quantitativo di un uovo, come nel caso del pane, si è esenti dalla Sukkah. Ma per poter recitare la Berakha Leshev BaSukkah sui mesonot, cioè sui farinacei diversi dal pane, bisogna mangiarne quanto 4 uova, cioè 57 grammi per 4, sono circa 250 grammi, qualcosa del genere. Vi sono tuttavia opinioni più facilitanti, da questo punto di vista, che ritengono che si possa recitare la Berakha Leshev BaSukkah quando si mangiano dei dolci, dei biscotti, dei cracker, cose del genere, o dei grissini, anche per un quantitativo inferiore, soprattutto se la persona non ha a disposizione la Sukkah tutto il tempo e ha l'occasione, per esempio, quando si andava a scuola, la scuola ebraica aveva la Sukkah, mentre a casa, per esempio, non ce l'avevamo, c'era l'uso durante l'intervallo di recarsi appunto nella Sukkah e recitare la Berakha sulla Leshev BaSukkah anche mangiando una brioche o una pizzetta o cose di questo genere. Diciamo che non è secondo tutte le opinioni, ma non è in questo caso una Berakha recitata inutilmente, se questo è il nostro contatto quotidiano con la Sukkah. I nostri maestri dicono, in ogni caso, che noi dobbiamo comportarci con la Sukkah durante la festa di Sukkot esattamente come siamo soliti fare con la nostra casa durante l'anno. È il principio di Teshevuk en Taduru. Il versetto che abbiamo citato prima a proposito di questa mitzvah dice che per 7 giorni risiederete nelle Sukkot. I nostri maestri dicono risiederete nelle Sukkot esattamente come siete soliti fare nel resto dell'anno con la vostra casa. Questo però, attenzione, non significa poter fare in Sukkah tutto quello che si vuole. Perché? Perché la Sukkah è una casa un po' particolare. I nostri maestri ci insegnano che come scende il nome della Shekinah, il nome della presenza divina sui sacrifici della festa, così scende il nome della presenza divina sulla Sukkah. Lo si impara dall'espressione della Torah che dice Chag HaSukkot Ta'aselecha. La festa di Sukkot farai per te, dove la parola Chag indica in questa interpretazione non la festa ma il sacrificio festivo. Qual è la conseguenza di questa equivalenza? Che in un certo senso è come se costruendo la Sukkah noi ci portassimo a casa una parte del Bet HaMikdash ricostruito. È un'immagine di un fascino e di una forza straordinaria. Cioè nel momento in cui costruiamo la Sukkah dobbiamo sapere che abbiamo anche la responsabilità di una parte del Bet HaMikdash, che ci costruiamo accanto a casa nostra. E questo implica che dentro la Sukkah non possiamo tenere qualsiasi tipo di comportamento. E quindi dobbiamo stare attenti, ovviamente, a un comportamento che sia dignitoso. A lato pratico, che cosa comporta questo? Comporta, per esempio, insegnano i nostri maestri, che non si debbono portare in Sukkah utensili da cucina che normalmente non si portano in sala da pranzo. E anche quando si è finito di servire e da mangiare dentro la Sukkah, le pentole vuote e anche i piatti vuoti devono essere sparecchiati immediatamente, perché non è considerato dignità del posto lasciare utensili o stoviglie sporche al suo interno. Il kli, il recipiente a due manici che normalmente adoperiamo per la Netilat Yadayim, deve essere tenuto fuori dalla Sukkah. E anche la Netilat Yadayim ovviamente va compiuta fuori dalla Sukkah. È proibito
lavare pentole o piatti dentro la sukkah, anche ammesso che avessimo la possibilità di farlo. Oggi abbiamo l'acqua corrente in casa, per cui non abbiamo più questa necessità, ma lo Shulchan Aruch ricorda questa norma, effettivamente. Persino il candeliere, una volta che è stato adoperato, che si è spento dentro la sukkah, non dovrebbe essere più lasciato dentro la sukkah. E questo costituisce un problema in più. La prima sera quest'anno che cade di Shabbat, perché come voi sapete, di Shabbat non si può trasportare il lume, non solo, ma non si può trasportare il candeliere neppure dopo che il lume si è esaurito. E in questo caso dobbiamo fare un tenai, dobbiamo, prima che cominci Shabbat e prima di accendere i lumi, la signora farà un tenai in cui di una condizione in cui dirà che dopo che il lume si sarà spento completamente, nonostante sia Shabbat, rimane solo un divieto di mukzeh, facendo un tenai preliminare, una volta che è spento il lume, lo si può trasportare fuori dalla sukkah. Non si può, per la stessa ragione delle mukzeh, adoperare nulla di ciò che alla sukkah è stato appeso come noi. La sukkah, dicevamo, è una parte del Beit HaMikdash che abbiamo l'occasione una volta all'anno di costruire accanto a casa nostra, o sul balcone, o sul giardino di casa, quello che è. Questo significa che sia la Sechach che le pareti della Sukkah hanno una Kedushah, per cui la Sukkah non può essere demolita durante la festa e non possono da essa essere asportate alcune parti. E la regola vale anche per gli abbellimenti della Sukkah, che fanno parte a questo punto integrante della sukkah stessa e sono considerati mukzeh. Se durante i giorni di festa solenne cade un frutto, non solo noi non possiamo mangiarlo, questo frutto che inizialmente era stato appeso come abbellimento della sukkah, ma non possiamo neanche trasportarlo. Dobbiamo avere a disposizione un bambino che non ha ancora raggiunto l'età delle mitzvot, in maniera tale che metta da parte questo frutto fino al Chol HaMoed, fino ai giorni di mezza festa, allora che noi possiamo tornare ad appenderlo nella sukkah da dove è caduto. Ma non possiamo adoperarlo nel corso della festività perché è mukzeh, come dicevamo, entra nel novero di quegli oggetti che non sono disponibili durante la festività e quindi non può essere preso e adoperato. L'unica facilitazione che i nostri maestri esprimono è nel caso che avessimo appeso dei tessuti particolari che possono guastarsi, possono rovinarsi in caso di pioggia. Allora, in questo caso, partiamo dal presupposto che fin da principio la persona li abbia appesi nella sukkah con l'idea di rimuoverli in caso di necessità e quindi se piove possono essere rimossi. Parlavamo prima del rapporto dei bambini con la sukkah. Bisogna ovviamente educare i nostri figli fin da piccoli a risiedere, a mangiare nella sukkah, esattamente come li educhiamo in tutte le altre mitzvot. La domanda è: a partire da quale età scatta quest'obbligo di chinuch, di istruzione, per quanto riguarda la mitzvah della sukkah? Ogni mitzvah naturalmente ha il suo tempo, perché il bambino non è pronto a compiere fin da subito qualsiasi mitzvah. Abbiamo studiato, per esempio, prima di Kippur, che si comincia ad educare i bambini al digiuno a partire da quando hanno compiuto 9 anni, li si educa a ore finché arrivano all'età del Bar Mitzvah e secondo molti poskim anche almeno un anno prima a portare a termine il digiuno per tutta quanta la giornata. Nel caso della Sukkah, il criterio stabilito dai nostri Chachamim è che il bambino ha l'obbligo rabbinico, per disposizione rabbinica, legata alla sua istruzione, di seguire il proprio papà nella sukkah nel momento in cui può stare senza la mamma, nel momento in cui non chiama la mamma se non la vede. C'è un certo tipo di sensibilità. Da quel momento è tenuto, per disposizione rabbinica, dicevo, ad andare con il suo papà nella sukkah. Perché questa differenza fra papà e mamma? Perché secondo la Halakha le donne sono esenti dalla sukkah. La sukkah è infatti una mitzvah taaseh she'asman gramah, un precetto positivo legato a un certo periodo di tempo, nel senso che è obbligatorio soltanto
nei 7 giorni della festa di Sukkot. Da questo punto di vista c'è una congrua differenza rispetto a Pesach, perché sappiamo invece che a Pesach le signore sono obbligate anche agli aspetti affermativi, ai precetti positivi della festa, cosa che non capita a proposito di Sukkot. In questo c'è una differenza fra le due feste. Qual è il motivo? Il motivo è che solo a proposito di Pesach la Torah parla di Zachor e Shamor come a proposito di Shabbat. Zachor ricorda la festa, si riferisce nell'interpretazione dei Chachamim ai precetti affermativi, mentre Shamor, guarda Tida, si riferisce ai precetti negativi. E a proposito di Shabbat e di Pesach, i nostri Chachamim imparano che dall'uso ambivalente di questi due verbi, di questi due termini, si impara che chi è tenuto ai precetti negativi è tenuto anche a quelli affermativi della festa. E questo vale appunto per quanto riguarda le donne a Pesach e a Shabbat. Viceversa, a proposito di Sukkot, non è mai usato il verbo shamor, non c'è questa equivalenza dei verbi, è usato il verbo lemante, deu, come abbiamo visto prima, affinché sappiate. E quindi questo non ci consente di estendere l'equivalenza dei precetti negativi a quelli affermativi, e quindi, dato che la festa di Sukkot è caratterizzata solo da precetti affermativi, la Sukkah e il Lulav per l'appunto, ecco che le donne sono esenti come in genere da tutti i precetti affermativi che sono legati a un certo lasso di tempo. Ciò non di meno, è mitzvah, diceva il Chida, che gli uomini facciano posto alle signore nella Sukkah in maniera da realizzare dentro la capanna l'unità familiare. Questo è un concetto importante, evidentemente. Esiste un obbligo di questo genere. E quindi dobbiamo fare posto alle signore comunque, in maniera tale che la famiglia sia unita dentro la Sukkah, anche se tecnicamente le donne non hanno questo obbligo. Vi è una discussione se le donne, una volta che siedono nella Sukkah, recitano anche loro la Berakah. I sefarditi sono più rigorosi su questo e ritengono che, non avendo le donne questo obbligo, non sono esentate completamente dalla Berakah. Mentre la psicà ashkenazita ritiene che comunque una signora che risieda nella Sukkah abbia un merito comunque per il fatto di aver partecipato a questa mitzvah, e questo le rende permesso anche recitare la relativa Berakah. Cosa succede se una persona è ammalata? In questo caso, in linea di massima, è esente dalla Sukkah all'infuori però della prima sera. La prima sera, sempre che ovviamente la malattia gli consenta di farlo, deve comunque mangiare un kesait di challah, perché abbiamo detto che l'obbligo di mangiare questo quantitativo di pane la prima sera di Sukkot è un obbligo per tutti. E lo stesso vale anche per, ovviamente, per il mitzta'er, cioè per una persona che prova disagio a stare nella Sukkah. Nel resto della festa, viceversa, la regola è che il mitzta'er è patur mina Sukkah. Colui che soffre o che comunque prova disagio nello stare nella Sukkah è esente. A quali condizioni? Non a tutte le condizioni, evidentemente. La prima condizione è che si tratti di un disagio condiviso dalla maggior parte delle persone. Se si tratta solo di un suo disagio personale, deve fare forza su se stesso e cercare comunque di osservare il precetto. Inoltre, deve trattarsi di un disagio che si supera nel momento in cui la persona esce dalla Sukkah. Se il disagio rimane sia dentro che fuori, tanto vale evidentemente che questa persona stia dentro. Il caso classico è quello di una persona in lutto. Il Avel è tenuto alla Sukkah, è tenuto alla mitzvah della Sukkah, perché in questo caso il disagio provocato dai pensieri della situazione nella quale personalmente si trova sono legati a qualcosa di suo, non legati alla Sukkah. Non cambia nulla se si trova dentro o fuori, e quindi deve partecipare anche lui alla mitzvah della Sukkah. La terza condizione è che il disagio non fosse già noto prima che la Sukkah venisse costruita. Se cioè una persona costruisce apposta la Sukkah
In un posto dove soffia il vento, dove ci sono le zanzare, dove fa particolarmente caldo o cose di questo genere. E poi dice: ho costruito la sukkah, adesso siccome c'è il disagio, io me ne vado e me ne torno a casa mia. Evidentemente questa persona non ha fatto il suo dovere. E quindi la sukkah deve essere costruita in linea di massima in un posto che non presenta disagi, e solo se a posteriori, in un secondo momento, il disagio si manifesta per i fatti suoi, la persona è autorizzata ad uscirne. Abbiamo dedicato praticamente tutto il tempo alla mitzvah della Sukkah, e questo si spiega con l'abbondanza di halachot che dovremmo essere tenuti a studiare, appunto, e ad applicare ovviamente in occasione di questa festività. Purtroppo Sukkot ha la caratteristica di venire 5 giorni dopo Kippur, è un fatto che non può essere eluso, non può essere spostato. E quindi, nonostante sia la festa che presenta il maggior numero di halachot fra quelle di Tishri, siamo costretti a condensare. Dirò comunque, se mi è concesso ancora qualche minuto, dedicare qualche passaggio alla seconda mitzvah, la mitzvah del Lulav, che si compie normalmente la mattina dei 7 giorni di festa, escluso Shabbat, prima di recitare l'Allel nella Tefillah. O anche indipendentemente dalla tefillah, se uno al momento non ha a disposizione un lulav, nell'arco del dì, in qualsiasi momento può eseguire la mitzvah. Si prende in mano il lulav e prima di compiere le agitazioni che sono prescritte in questo caso, si deve recitare anche qui la berakha asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. E il primo giorno, in realtà quest'anno il secondo, dato che il primo è Shabbat, aggiungeremo anche la Berakhah di Shehecheyanu, in quanto che si tratterà della prima volta nell'anno che eseguiremo questa mitzvah. La Berakhah deve essere recitata tenendo in mano il lulav, ma lasciando ancora sul tavolo l'etrog, il cedro, che costituisce la quarta specie. Adesso su questo arrivo. Nel momento in cui si è terminata la recitazione del Berakhah, si prendono in mano tutte quante le specie, e le si unisce con le due mani e si compiono dei movimenti di agitazione ai 4 punti cardinali verso l'alto e verso il basso. Ma che cos'è in realtà questo lulav? È, dicevo all'inizio, un mazzo composto da una foglia di palma ancora chiusa, 3 rami di mirto e 2 rami di salice, che vengono legati assieme in genere con una foglia di palma e presi con la mano destra. Perché essendo la maggioranza delle 4 specie, sono 3 su 4, si prendono nella mano destra e li si prendono con l'attaccatura all'albero rivolta verso il basso, in maniera che svettino verso l'alto. Nella mano sinistra si prende il frutto del cedro, l'etrog, che costituisce la quarta specie, ancorché la più prestigiosa, diciamo così, da un certo punto di vista, e anche questa, dopo che si è recitata la Berakhah, deve essere presa, dicevo, nella mano sinistra con l'attaccatura all'albero rivolta verso il basso, si uniscono le 4 specie unendo le due mani e li si agita come vi ho spiegato prima. È una mitzvah molto, molto importante che rappresenta il tripudio dopo la soluzione dai nostri peccati che abbiamo ricevuto a Yom Kippur, ma rappresenta anche una forma di ringraziamento a Kadosh Baruch Hu nella festa di Sukkot, che oltre a ricordare le capanne nel deserto, viene celebrata anche nel momento del raccolto, cioè nel momento della maggior opulenza degli agricoltori in Eretz Israel. Con l'Ululav, oltre alle agitazioni cui vi ho accennato, si partecipa poi nel corso della Tefillah a una cerimonia che viene svolta in memoria del Beit HaMikdash distrutto. Durante i giorni di Sukkot, nel Beit HaMikdash, si compiva questa cerimonia per propiziarsi le piogge della stagione invernale entrante. E lo si faceva girando intorno all'altare del Beit HaMikdash per una volta nei primi 6 giorni e l'ultimo giorno, Hoshana Rabbah, 7 volte. Questo sarà uno degli argomenti della prossima settimana, ovviamente. Quello che mi spinge ad accennare già a questo uso è che
chi non si reca al Bet HaKnesset, e quest'anno presumo che ci possano essere diverse persone che faranno questa scelta per i noti motivi legati al Covid, hanno la possibilità di compiere lo stesso in forma, diciamo così, di miniatura, questa cerimonia. Prendono un chumash, lo mettono sul tavolo di casa e compiono con il lulav il giro intorno al tavolo, esattamente come si fa nel Beit HaKnesset intorno alla Teva, dopo che su di essa è stato collocato il Sefer Torah. In questo modo non si perde del tutto il significato di questa cerimonia, che è parte integrante, diciamo così, della festa di Sukkot, che chiude, dicevo, la stagione agricola dei raccolti, ma apre quella della semina e della propiziazione delle piogge, che in Eretz Israel non sono garantite ogni anno. Io vi ringrazio molto di aver seguito questa esposizione. Sono a disposizione, naturalmente, per chiarimenti, potete rivolgervi a me. E ho dovuto condensare, naturalmente, perché dicevo i temi sono molti. Ci vediamo per Be'ezrat Hashem la prossima settimana per parlare degli ultimi giorni di festa, Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret e Simchat Torah, e che Sukkot, che è chiamato nella Tefillah e nel Kiddush Zeman Simchatenu, epoca della nostra gioia, sia effettivamente un'epoca di gioia per tutto il popolo di Israele, che possiamo superare le difficoltà del momento e che possiamo tornare presto al Beit HaMikdash a Yerushalayim a compiere il precetto del pellegrinaggio di Sukkot, come delle altre due feste, Pesach e Shavuot, e possiamo tornare effettivamente a vedere la gloria del popolo di Israele nel suo completo splendore. Grazie a tutti, Chag Sameach, Shabbatot Limnucha, Umoadim Lesimcha. Grazie mille.